Sono passate quasi 2 settimane dalla tempesta di vento del 5 marzo, ma questa è la situazione in cui ancora versano molte frazioni di Bagni di Lucca. Le immagini delle piante sradicate dal vento sono solo alcune delle tante che si possono osservare sulla strada comunale che porta le frazioni di San Gimignano, San Cassiano e Pieve di Controni. San Gimignano è uno dei borghi più colpiti della Toscana, racconta il sindaco di Bagni di Lucca, Massimo Betti. Sì, a livello di abitazioni, sì, oltre il 90% delle case sono state scoperchiate completamente, ci sono danni da tutte le parti, ancora adesso si sta cercando di ripristinare il più possibile, ci sono ancora gruppi elettrogeni dell'Enel in diversi punti, compreso qui a San Gimignano. A distanza di 12 giorni dalla tempesta che si è abbattuta nel centro Italia, in questa frazione i segni sono ancora molto evidenti. In certi casi sembra di camminare in una città colpita dalla guerra. Quasi tutte le famiglie hanno già provveduto a rimettere le guaine o le coperture di emergenza ai tetti delle abitazioni, anche se il vento in questa zona sembra non aver mai cessato di soffiare.